questo è un bellissimo segnale per la nostra comunità, il fatto che si possa ritornare finalmente a Monte Vergine, una bella comunità che si ritrova dopo effettivamente un periodo tragico dal punto di vista sanitario. Oggi ci stiamo effettivamente rilanciando anche dal punto di vista economico con le nuove misure del decreto, rilancio appunto le nuove misure dell'Europa che ha cambiato i suoi paradigmi. Effettivamente ci voleva una pandemia per modificare tutti quelli che sono gli equilibri internazionali. Sono molto contento e felice di poter partecipare con tutte le autorità oggi per dare un segnale anche ai cittadini che si riparte da Monte Vergine, si riparte con una nuova e rinnovata spiritualità. Ma sicuramente noi abbiamo messo insieme due cose importanti: il decreto rilancio che mette insieme 55 miliardi di risorse fresche un po' per tutti i settori, chiaramente per tamponare quelle che sono state del due mesi di devastazione. Non abbiamo fatto una finanziaria, questo lo dico, abbiamo semplicemente cercato di tamponare quelle che era il disastro sanitario che ci è piombato addosso rispetto a tutti gli altri paesi europei. Adesso la vittoria in Europa è fondamentale perché significa 172 miliardi di risorse con 81 miliardi di aiuti diretti senza peso, quindi da questo punto di vista credo sia un segnale importantissimo di qualcosa che cambia in maniera irreversibile. Importante anche per l'Irpinia. Importante per tutti perché ci sarà la possibilità di dare risorse in tutti i settori. Bisogna farlo con una mentalità nuova, perché adesso la sfida è inserire nuove modalità di lavoro, lo smart working, più sicurezza, più possibilità per chi deve salvaguardare la sicurezza e poi un nuovo modo di fare business, un nuovo modo di fare lavoro, il green work, smart working, quindi tutte queste nuove nomenclature che dobbiamo finanziare nella maniera adeguata per far star bene tutti. Sì, sicuramente è stata una bella idea dell'abate e del sindaco quella di riunirci insieme perché essere comunità in questo momento di ripartenza, che forse è una delle fasi più difficili, è particolarmente importante, così come richiamare quel senso di rispetto delle regole, ma di solidarietà, di fiducia e anche di capacità di aiutarci tra istituzioni e comunità. Quindi è stata un'occasione preziosa per nuovamente fare rete, essere insieme e capire che tutti quanti, cittadini, istituzioni, territorio, comunità religiosa, devono essere uniti per superare questa fase difficile. E poi anche ricordare i nostri morti di questo periodo è stato importante, perché restano impressi nella nostra memoria e a loro va il mio più sentito cordoglio. Ma l'impegno della prefettura è quello sempre di garantire il rispetto delle misure di contenimento, ma nello stesso tempo con le forze dell'ordine molto impegnate sia su questo tema, ma anche naturalmente con la ripresa su tutta l'attività di controllo del territorio, su un'azione di monitoraggio e di attenzione per evitare che si possano sviluppare fenomeni collegati all'usura, tentativi di infiltrazione della criminalità. Da domani parte anche il percorso collegato al riconoscimento di una procedura di emersione per determinati settori, agricoltura, acquacoltura, che vede coinvolti lo sportello unico per l'immigrazione e la questura. Sono diverse gli impegni su cui siamo chiamati quotidianamente insieme alle forze dell'ordine. Grazie. Mi pare una bellissima iniziativa, è un messaggio straordinario perché si può ricominciare, dobbiamo ricominciare con la forza della fede, ma anche con l'impegno istituzionale di tutti. Tra l'altro, visto che tutte le norme sulla sicurezza sono ampiamente rispettate in questo santuario, e siamo qui le istituzioni e la Chiesa a dire che noi faremo il nostro dovere vicino alle persone più fragili, così come ha detto l'abate nell'appello, perché insieme ce la facciamo ad uscire da questo momento difficile e a dire che l'Irpinia può essere un luogo di grande attrazione anche per il futuro. Come ha detto il sindaco D'Alessio, questi sono i momenti in cui ci si dovrebbe riunire. Non c'è proprio dubbio, io credo che questi sono proprio quei momenti nei quali le istituzioni e la Chiesa, le forze del volontariato, la sanità, come hanno dimostrato
in momenti difficili bisogna essere uniti, uniti per dare speranze per il futuro, e dobbiamo essere uniti anche per rispetto alle tante persone che abbiamo pensato e che non ci sono più. Presidente D'Agostino, una bella iniziativa questa dell'Abate per ripartire. Sì, dopo questo periodo era importante ed è bello rivederci anche se a distanza, quindi è una bella iniziativa di Padre Abate, così almeno si pensa di ritornare pian piano alla vita normale, quindi è stato veramente emozionante dopo tanti mesi tornare insieme, anche se distanti, però questa Santa Messa è stata molto, molto produttiva, credo, anche per la morale di ognuno di noi. Si è chiusa una fase e ora se ne apre un'altra. Quanto è difficile questa ripartenza? Beh, la ripartenza è difficile, però non ci dobbiamo scoraggiare, perché ormai io credo che il peggio è passato e il resto dipende da noi. Adesso dobbiamo farci forza e piano piano riprenderci. Certo, non è semplice, perché ci sono tante attività che sono state ferme, che sono ancora ferme e che ripartiranno, se ripartiranno anche in maniera ridotta, ci vorrà ancora tempo. Questo è uno strascico molto lungo, che secondo me non è una cosa che finisce immediata, perciò dobbiamo essere forti, compattivi fino a riprendere pian piano la vita normale. Lei è presidente dell'Avellino, una delle ripartenze è anche quelle del calcio, com'è la situazione? Anche questo, noi appena siamo entrati c'è stato questo blocco, quindi non abbiamo potuto fare nulla di più di quello che abbiamo fatto. Adesso la situazione sembra che si stia normalizzando. Adesso l'8 c'è il Consiglio federale definitivo, che dovrebbe sbloccare, a quanto si dice, anche la Serie C, non so se solo i play-off oppure anche le partite che sono rimaste di campionato. Noi ci stiamo preparando e siamo pronti ad aspettare un po' questo protocollo, per vedere cosa prevede, perché anche qui nel calcio è difficile la ripartenza, così come nel lavoro e nella vita di tutti quanti. Ultima battuta, il sindaco D'Alessio l'ha invitata per il ritiro precampionato qui a Mercogliano. Noi ci siamo, poi Vittorio è un mio amico, quindi figurati se il problema è che deve darsi da fare, perché vedo che i lavori sono ancora indietro, deve completare il campo sportivo. Se lo completa, io sono ben lieto di poter portare la squadra a Mercogliano, anche perché credo che sia una delle zone anche adatte per poter fare il ritiro precampionato. Sindaco D'Alessio, buona la partecipazione a questa iniziativa dell'Abate, è sua. Sì, è una bella giornata, una giornata per ridare speranza un po' alle nostre comunità. Abbiamo voluto fortemente che fosse organizzata subito nel post-Covid e pertanto speriamo che possiamo ritornare alla normalità quanto prima. Ieri avete firmato anche un importante protocollo insieme all'Abate, al Parco del Partegno e ai sindaci. Sì, è stato un protocollo d'intesa firmato tra Comune di Mercogliano, Comune di Ospedaletto, Ente Parco e Comunità Monastica Benedettina. È un protocollo d'intesa per far sì che possano arrivare i giusti servizi a Montevergine, a partire dai servizi fognari, metano, e cercheremo di dare maggiori servizi a Montevergine. Si è chiusa una fase riguardo all'emergenza, se ne apre un'altra, si spera che possa essere quella risolutiva. Ma l'emergenza non è assolutamente finita, abbiamo superato anche bene la seconda fase, ma dobbiamo esclusivamente mantenere alta la guardia, perché è un mostro invisibile. Finché non ci saranno i giusti vaccini dobbiamo stare sempre molto attenti. Conferma l'invito all'Avellino Calcio per il mese di luglio? Assolutamente, eccolo lì, è stato anche oggi mi ha dato questa speranza, purché venga terminato il campo. Noi ci stiamo provando, se dovessero terminare i lavori sicuramente chiederò ufficialmente l'Avellino in ritiro a Mercogliano.